Ciao a tutti ragazzi, buonasera. Veloce sondaggio di telefonate sul discorso della sicurezza e dell'aumento dei fatti criminosi. Quindi mi sono permesso di fare questo piccolo esperimento sociale di fare alcune telefonate, sentire direttamente un po' di persone su come pensano di contrastare quest'ondata di criminalità e la loro recezione di questo senso di paura che comunque ormai abbiamo un po' tutti. Allora, quindi facciamo una cosa, passiamo direttamente alla prima telefonata e non perdiamoci in chiacchiere. Ok, pronto? Pronto? Sì, la sento, buonasera. Buonasera. Sera. Sì, immagino. Sì? Certo, signora, certo. Certo. Sì? Bisogna per forza diventare tutto criminale. Non ho capito. Almeno non c'è nessuno dall'altra parte, capito? Ah! Quindi se tutti passiamo di là, Ah! siamo tutto criminale. Ho Che capito. cazzo è criminale? Ho Se capito. siamo tutto. Non ho capito che cosa. Scusi, mi scappa Lo so, però da ridere. signora. Abbia pazienza. Mi sembra una cosa tanto alimentare Ma da fare che non ci alimentare. starei neanche a pensare i sopri. Allora, Signora. cosa ne pensi della mia idea? Ma sì, beh, un'idea un po' particolare, signora. Si immagini. Si immagini, ho detto particolare. No, insomma, non proprio d'accordo, no, le dico. Signora. Ho capito, signora, però. Era buonasera, signora, però comunque era un sondaggio democratico. Mi sembra una persona molto prepotente, lei, signora, abbia pazienza. Va bene, adesso andiamo a vedere la seconda telefonata, forza. Pronto? Pronto? Buonasera a lei. Buonasera. Sì? Sta esagerando, Sì? sta diventando una paura incondizionata, Sì? tutta questa paura della criminalità. Ma che cosa stiamo Beh. dicendo? Non è una cosa così preoccupante, Ma ecco. sì. Si può ancora vivere abbastanza bene nelle Sì. nostre città, uscire anche di notte. Insomma. Mi sembra che si sta un po' Sì, esagerando. vabbè, un pochino, sì, però. Non esageriamo qui, che fini, mi sembra strano, che fini strani che abbiamo. Ma Ma è no! tutta fantasia, Ma paure su no! paure. Non è Ma vero, no! ok? So E come adesso funziona. ci spiego anche perché. Un Perché? attimo che mi suonano alla Va bene. porta e arrivo subito. Aspettate, Certo, ma lo mi aspettiamo. aspetta, Certo, grazie, vado ad prego. aprire. Prego, vada ad aprire. Va ad aprire. Pronto? Signora, che succede? Pronto? Ma è strano perché la linea c'è e si è sentito un tonfo. Signore? Ma speriamo bene, io penso che non sia successo niente, magari è uscito. Boh, io penso che. Ok, dai, vabbè, continuiamo con le telefonate. Pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera tantissimo, sono libero. D'accordo. Sono libero, sì. Libero? Ma in che No, senso? no, mi chiamo libero. Ah, si chiama Cosa ha libero. capito? Scusa. Si Ti immagini. volevo dire una cosa, io ho la Sì? soluzione migliore per fermare sta cazzo di criminalità, mi scusi la Ma parolaccia, va bene. è accattarsi Un un badile. badile, proprio un Un badile. Sì, ha badile? capito bene, un badile di quelle Un vere. badile. E un badile è comodo, è facile, te lo porti dietro, te lo Ma metti in tasca, vai dove vuoi col badile, ti fermano. Buonasera, dove va? Vado a fare una casa. Sto a finire un muretto laggiù, abbia pazienza, ma faccia passare, che devo andare a lavorare. E addirittura un badile, se sei pratico, hai tascone, te lo puoi mettere pure dentro la tasca. E esagerato. un badile è una cosa importante, perché un badile lo usi bene, veloce, un badile che ha. C'è anche un'arte marziale con un badile, se lo vuole Cos'è sapere, il un'arte marziale? badalao, è una cosa che Badalao. fanno giù da me. E vedete una cosa, un badile, una bella badelata in mezzo agli occhi, e Vedi? questo smette di rompere un Ho capito. pettinaccio con la criminalità, che così. Ecco, Ho dico, capito. sì, ha capito bene, può badire. Ma Questa è la badalao. soluzione nostra, mia, che ho ideato io. Posso dire una cosa Certo, finale? va bene. Grazie. Io e mio cugino abbiamo aperto un piccolo negozietto di ferramenta, vendiamo badili a Ah, compri due, paghi uno. Badili stupendi, e si chiama il Timpalo Mazzato. sì. Venite e trovate badili veramente resistenti, pieghevoli, girevoli, come li Capito. volete. Chiamateci, grazie, buonasera e grazie anche a lei. Prego, Grazie signore. infinite.
Prego, prego, si immagini. Non poteva mancare lo spot pubblicitario, d'altronde c'è questo qui, non sapevo, scusate, ma non sapevo che facesse pubblicità sul negozio. Ultima telefonata sul sondaggio, sulla percezione della criminalità. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera a lei. Buonasera, saluto a tutti. Buonasera. Saluto a tutti. Buonasera. C'è Franchino lì? Franchino no. Sì, no. Me lo saluto lo stesso. Che risata che mi faccio. Sì, sì. Buonasera. Buonasera. Allora, io la soluzione sulla criminalità ce l'ho. E una con la mia famiglia l'abbiamo già messa in atto. E qual è? Ce la dico. Sì, sì. 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 Amarsi? Oh, cosa hai capito? Che amarsi? Armarsi? Armarsi! Allora dico, io ho già comprato una ventina di M19 che sono micidiale. Vedi. Sono comprato quattro spararazzi sistema Antecarro Milan, che deve schiettare un carro che ci esca dei corna d'argento, ma c'è un po' incredibile. Un po' una cosa che c'è il giardino. Abbiamo una porta aerea piccola, minuta, che sta indaendo la dietro con dei lanciaseluri micidiale. Ma... E guardi, vado a lavorare tutti i mattini in impresa con Bazooka. Con Bazooka. Spiglio l'autobus, piglio l'autobus. Non avevi paura, piglio l'autobus con Bazooka. Ma è pericoloso. Perché l'autobus con Bazooka. E secondo lei c'ho paura io. Ma no, ma è pericoloso. Ma non parte mica un colpo con Bazooka, si può immaginare. Insomma. E qual è la domanda dei miei figli? Ma sì, i bambini, i ragazzi, sì. I ragazzi di chi? I grandi hanno tutta la roba che gli serve per la loro sicurezza. E i piccoli? Beh no, i piccini, i piccoli no, sono piccoli, no, poverine, hanno ancora le pistole sparatappi. Ah, di tappi di sughero? No, no, che cazzo dici? Di piombo, tappi di piombo sparano. Di piombo. Ci mancherebbe, no, di piombo, Vabbè, va io... bene, grazie, ma la fatta di ma si immagini, però... Se ricordi, non amarsi, ma armarsi. Sono pericolose. Buonasera, sono pericolose le armi, signore carissimo, meglio evitare. No. E vabbè, abbiamo visto comunque la percezione di paura, c'è, abbiamo visto che questi signori abbastanza agitati, però siamo un po' ottimisti, magari non è proprio così. Dai, speriamo in bene. Ciao, alla prossima. Al prossimo esperimento sociale. Ciao.